L'Italia è per eccellenza la terra dei campanilismi, dei derby. E allora, in una stagione in cui a contendersi lo scudetto nella zona più alta, nel massimo campionato del nostro calcio, sono proprio due squadre della stessa città, abbiamo avuto un'idea. Quella di fare una raccolta dei derby più caldi, con maggiore rivalità, che però non hanno mai visto il grande palcoscenico della Serie A. Partiamo con quelli del sud, anche se dobbiamo fare una premessa, perché potremmo mettere in questo video centinaia di sfide. Abbiamo scelto quelle con più storia, con maggiore blasone, con maggiore rivalità. Però se c'è qualche derby che ci siamo dimenticati, scriveteselo qua nei commenti. Partiamo! Siamo nel settembre del 2014, in Serie C si gioca a Cosenza-Foggia. L'attaccante dei Satanelli è il catanzarese Pietro Iemmello, che per la prima volta in carriera sfida il Cosenza. Iemmello, subito nel primo tempo, trova il gol. Corre verso la curva dei cosentini ed esulta mimando un'aquila, simbolo della città di Catanzaro. A fine partita rincara la dose. Ho goduto, e anche tanto, non posso negarlo, sono un catanzarese vero, col sangue giallorosso. Dici derby della Calabria e pensi alla sfida eterna tra Catanzaro e Cosenza. Un derby che negli anni 80 torna a giocarsi dopo 20 anni di assenza e gli incontri non sono proprio amichevoli. Come nella Serie B 1888-89, al San Vito Cosenza e Catanzaro danno vita a una delle sfide più tirate della storia di questo derby. Negli ultimi minuti il Cosenza passa in vantaggio con Vittorio Cozzella, che fino a due anni prima giocava proprio nel Catanzaro. Il San Vito impazzisce, ma il guardalinee ferma tutto, fuori gioco. La gioia dei tifosi cosentini si trasforma in rabbia e tra le due tifoserie scoppiano tafferugli, prima dentro e poi fuori dallo stadio. Il derby della Calabria è anche una storia di uomini che hanno segnato profondamente il territorio. Dalla parte giallorossa, l'uomo derby è Massimo Palanca. Diventato famoso in tutta Italia per i suoi gol direttamente da calcio d'angolo, con 5 reti è il miglior marcatore della storia del derby, tra cui una tripletta in un 3-0 in Serie B nel 1989. L'uomo del Cosenza invece si chiama Gigi Marulla, trascinatore dei lupi tra gli anni 80 e 90 in quei derby infuocati, a cui è anche cointitolato lo stadio di Cosenza. Sono le prime ore del 14 febbraio 1998. Le forze di polizia di Napoli, Torre del Greco e Torre Annunziata mettono in atto un blitz senza precedenti, che porterà all'arresto di più di 50 ultras. I fatti risalgono a circa un mese prima. Allo stadio Liguori di Torre del Greco si era giocato un derby incandescente tra i padroni di casa della Turris e il Savoia di Torre Annunziata. Molto più di una sfida salvezza in Serie C1. Sul campo vince il Savoia 1-0, ma a fare la storia sono le immagini di un'incredibile guerriglia urbana che a fine anni 90 fanno il giro d'Italia. Torre del Greco e Torre Annunziata sono divise da circa 8 km, ma la rivalità è veramente una delle più aspre d'Italia. Basti pensare che quando sono nella stessa categoria, la Lega ci tiene a dividere, a mettere in due gironi rigorosamente diversi Turris e Savoia, nonostante territorialmente la distanza tra le due città sia minima. L'ultima volta che si sono potute incontrare in campionato risale alla Serie D 2004-2005, entrambe le gare giocate a porte chiuse e in campo neutro. Nel 2021 la Turris è in Serie C, mentre il Savoia in Serie D lotta per la promozione. In Campania già sognano un nuovo Savoia Turris tra i professionisti.
Salernitana e Nocerina dovevano essere messe in due gironi diversi. È come se si scontrassero israeliani e palestinesi. Queste parole risalgono al 2013 e le ha pronunciate Claudio Lotito, presidente della Salernitana, commentando quello che poi passerà alla storia come il derby farsa. Come detto, è il 2013. In Lega Pro si torna a giocare, a distanza di 25 anni dall'ultima volta, uno dei derby più caldi della Campania. A Salerno però la trasferta è vietata ai tifosi della Nocerina per motivi di ordine pubblico. La tifoseria di Nocera non ci sta. Per tutta la settimana annunciano che loro in trasferta ci andranno lo stesso e se non potranno entrare allo stadio, allora quella partita non si deve giocare. I calciatori rossoneri non vogliono scendere in campo, ma dopo 40 minuti di profonda incertezza alla fine si decide di giocare. Quello che segue, come detto, passerà alla storia come il derby farsa. Dopo soli 2 minuti di gioco la Nocerina ha già effettuato tutte e 3 le sostituzioni. I calciatori dei Molossi si lasciano cadere a terra uno dopo l'altro fingendosi infortunati, fino a quando al 20° l'arbitro deve chiudere la gara. A quella tragicomica pagina di calcio seguirà l'esclusione della Nocerina dal campionato e di fatto dal calcio professionistico, dove non è più tornata. Oltre a Salernitana Nocerina, che è senza dubbio uno dei derby più caldi della regione, le tifoserie delle due squadre sono accomunate dalla grossa rivalità con la Cavese, mentre un altro derby ad alto tasso di intensità è quello tra Avellino e Salernitana, memorabile per i tifosi granata quello di Serie B del 15 ottobre 2017. In casa degli Irpini, sotto di 2 reti, in 25 minuti la Salernitana la ribalta con gol vittoria al 96° di Joseph Minala. In una terra intrisa di campanilismo come la Puglia, Foggia-Taranto è il derby che dalla Serie B in giù si è giocato più volte tra quelli pugliesi. Negli ultimi anni, per motivi di ordine pubblico, la trasferta è stata vietata ai tifosi ospiti, ma Foggia-Taranto resta uno dei derby più sentiti di tutta Italia. Si è giocato anche in Serie B, l'ultima volta nella stagione 90-91. Quel Foggia stava scrivendo le prime pagine di una storia memorabile chiamata Zemanlandia. Oltre al tecnico boemo Zdenek Zeman, là davanti il tridente è da recitare a memoria. Signori, Baiano, Rambaudi. In quella stagione vince il Foggia, sia all'andata che al ritorno, chiaramente non senza difficoltà. Nella gara di Taranto non mancano gli scontri, tanto che l'arbitro deve sospendere la gara per 7 minuti e a fine partita il presidente del Taranto, Donato Carelli, rassegna le dimissioni. In queste condizioni, con queste situazioni, purtroppo il Taranto non può costruire calcio vero. Me ne vado, in questo clima di guerriglia a Taranto non si può fare calcio. Anche se negli ultimi anni i Satanelli hanno una migliore tradizione, come la vittoria al 95° del 2019, nella storia di questo derby il Taranto è la squadra che ha vinto più volte e i tifosi tarantini lo ricordano ai foggiani in ogni occasione possibile. Il derby delle Murge è l'incontro tra le due città più popolose della Puglia. L'ultima volta che si sono incontrate in una gara ufficiale era la Serie B 92-93. La trasferta nel nuovissimo San Nicola di Bari per i tifosi del Taranto è un'avventura. Quello stadio, nei 2 anni precedenti, aveva ospitato prima i mondiali e poi la finale di Coppa dei Campioni. In quello stadio immenso, a sorpresa, passa in vantaggio proprio il Taranto, anche se i Galletti prima la ribaltano e poi la chiudono sul 3-1. A Taranto invece finisce 0-0 in quella che ancora oggi rimane l'ultima stagione del Taranto in Serie B. La bilancia degli scontri diretti pende chiaramente in favore del Bari, anche se i più anziani ricordano un Taranto-Bari di Serie B nel 1977, deciso da un pallonetto di Fino dell'idolo di Taranto Erasmo Iacovone, meno di 3 mesi prima della sua morte a soli 25 anni. I derby più caldi il Lecce li ha giocati in Serie A, ma se si dà uno sguardo alle serie minori, quello tra Lecce e Brindisi ha infiammato più di una volta il calcio pugliese.
Lecce e Brindisini si sono affrontati prevalentemente in Serie C con un bilancio che pende dalla parte dei giallorossi, ma più equilibrato di quel che si pensa. 16 vittorie leccesi, 10 pareggi e 9 successi brindisini. Ultimamente le due squadre vivono due vite diverse e in campo non hanno più avuto modo di incontrarsi. E allora ci pensano i tifosi, come è successo nel 2017. È la prima giornata di Serie C, il Lecce va in trasferta a Brindisi per affrontare la Virtus Francavilla. Solo che nel viaggio i tifosi leccesi incontrano quelli brindisini e in mezzo alla superstrada vanno in scena degli scontri da thriller. Cagliari contro Sassari, il sud della Sardegna contro il nord per la supremazia dell'isola. Cagliari-Torres non è mai stata una partita come le altre, ma questo lo può capire soltanto chi vive l'isola, solo chi respira l'aria di Sardegna. L'ultima partita ufficiale tra Cagliari e Torres risale addirittura al 1989 in Serie C1. L'uomo di riferimento della Torres è Gianfranco Zola, che poi terminerà la carriera proprio nel Cagliari. Gianfranco, è vero che è l'ultimo tuo derby? Speriamo di no, perché uno spettacolo simile è difficile provarlo da nessuna parte. Sulla panchina dei cagliaritani c'è Claudio Ranieri, che in Sardegna spiccherà il doppio salto per riportare i rossoblù in Serie A nel giro di due stagioni. In quei due anni Cagliari e Torres si affrontano ben 6 volte e 5 di queste terminano con un pareggio. Da lì in poi le strade di cagliaritani e sassaresi non si sono più incrociate, almeno in campo, in partite ufficiali. Mentre fuori dal campo c'è un episodio che farà parlare un po' in tutta Italia. È un fine settimana di marzo del 2017, il campionato è fermo per le nazionali e il Cagliari ne approfitta per giocare un amichevole contro il Sorso, squadra di promozione sarda in provincia di Sassari. Arrivati nei pressi della città però scoppia il finimondo. Tifosi di Cagliari e Torres mettono in scena una vera e propria guerriglia urbana, riaccendendo una rivalità mai sopita nel tempo. Cagliari o Sassari, una lotta eterna per il dominio della Sardegna. Parlare di derby siciliani che non si sono mai giocati in Serie A non è facile, perché Catania, Messina e Palermo si sono già scontrate nella massima divisione. Tra quelli delle serie minori, uno dei più sentiti è quello tra Catania e Siracusa, una storia di rivalità che negli anni ha coinvolto anche i dirigenti delle due squadre, come nel 2016, la stagione in cui Catania e Siracusa tornano a scontrarsi dopo 24 anni di astinenza. In campionato, nella gara di andata, i tifosi del Siracusa accolgono, diciamo così, i calciatori del Catania dentro al terreno di gioco nel prepartita. Sul campo vince il Siracusa 1-0, ma l'episodio del pre-gara suscita lo sdegno dell'amministratore delegato etneo Pietro Lomonaco. Il Catania ha subito minacce verbali in campo nel prepartita. Il calcio è stato violentato. Pronta e sibilina la risposta del presidente siracusano Gaetano Cutrufo. Tutte le volte che perde fa così. Che lo Monaco abbia qualche limite quando si tratta di perdere è risaputo. Un derby con una storia infinita che è andato in scena in ben 60 edizioni. Un altro derby siciliano con un'accesa rivalità è quello tra AC Reale e Palermo, anche se le due squadre si sono date battaglia prevalentemente negli anni 90. L'ultima volta è andato in scena nella Serie D 2019-20. A sorpresa, al Barbera è passato l'AC Reale 1-3. Questi erano i principali derby del sud che non hanno mai visto il grande palcoscenico della Serie A. Se ce ne siamo dimenticati qualcuno, scrivetecelo qua nei commenti. Nel frattempo iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video e poi per gli aggiornamenti settimanali seguiteci su Instagram, la pagina si chiama Calcio Periferia. Ciao a tutti!